Antonella, buon pomeriggio, grazie mille per la linea e continuiamo anche quest'oggi con il nostro viaggio nella nostra terra veneta, nella nostra terra vicentina. Mi trovo direttamente a Bassano del Grappa, proprio sotto al Ponte Vecchio. L'ultima volta abbiamo curiosato nelle shopping bags dei vicentini e quest'oggi chiederemo: ma voi cosa ne pensate della fine del mondo? E questo personaggio è veramente la fine del mondo. Donna al volante, pericolo costante. Fedele di parola, questa sì potrebbe essere la mia fine del mondo, anzi la vostra. Il 2012 è iniziato da qualche giorno e si avvicina pian pianino il giorno fatidico, la fine del mondo, il 21 dicembre. Signora, lei come si sta preparando al giorno X? Vivo una vita normale, non penso, anche perché non ci credo. Vado avanti così senza pensare certe cose, non so neanche io come risponderti. Quindi secondo lei magari è solo una mossa pubblicitaria di marketing per vendere qualche libro, qualche videocassetta, qualche documentario? Sì, sicuramente sì, però c'è anche molta gente che ci crede a queste cose. Ecco, quindi noi cerchiamo con questo servizio quest'oggi di esorcizzare anche per tutte le persone che magari ci credono un bel tiè. Ma io credo personalmente che continuerà la solita storia. Non credo moltissimo nella fine del mondo, perché in quanto troppe dicerie su questa situazione non credo siano fattibili. Ognuno può chiedere le sue idee e comunque non credo mica che funzioni. Comunque no, voglio dire un'altra cosa, che le nostre caramelle sono la fine del mondo. Vitaminica.tv, mi piaci tu! Quest'oggi dalle bellezze di Bassano del Grappa con Fedele di Parola è tutto. Linea allo studio. Ciao Antonella!